Non c'è dubbio che sia pericoloso, soprattutto per i mezzi pesanti, il viadotto Gatto, tanti gli incidenti, si deve trovare una soluzione nell'immediato, ma la prospettiva è porta ovest, indubbiamente. Sì, certamente, certamente. C'è lì una criticità specifica dovuta al tipo di veicoli che transitano sia sul viadotto che su via Ligea, e questo è un dato oggettivo. Sono mezzi pesanti, articolati grossi, che insomma vanno un po' aiutati ad essere più prudenti e a rispettare un po' meglio i criteri di manovra e di guida su questi articolati. Però poi c'è un aspetto più strutturale, un po' più complesso da vedere, e cioè la revisione generale della mobilità in quella zona, che è legata, non c'è alcun dubbio, al sistema complesso che prenderà la galleria e tutti i collegamenti tra l'autostrada, le strade provinciali e quelle comunali. Io quello che posso dire è che avevamo in animo la settimana scorsa, ma non è stato possibile, causa Covid, di fare una presentazione di alcune cose che sono in corso, sia per gli svincoli sia per la sistemazione di via Ligea. Magari a brevissimo questo speriamo di poterlo fare la settimana prossima, perché per trovarci avanti al momento in cui la galleria sarà pronta dovremmo essere pronti anche a raccoglierla, a riceverla nel sistema, diciamo, di mobilità della città.